c'è ancora mai stata una donna Presidente del Consiglio, mai una donna Presidente della Repubblica, però ci siamo quasi. Rosa Oliva è stata un'apripista, una donna tenace e coraggiosa che ha lottato per ottenere ciò che le spettava nel mondo del lavoro e che il Presidente Mattarella ha citato come esempio di lotta per la parità femminile nel suo discorso dell'8 marzo. Quando aveva solo 24 anni fece ricorso alla Corte Costituzionale contro il Ministero dell'Interno perché si era vista negare l'ammissione al concorso da prefetto in quanto donna. La vittoria contro quella norma discriminatoria nel 1960 ha segnato una svolta storica, l'apertura dei concorsi pubblici alle donne, ricorda Mattarella, ringraziando Rosa Oliva per il suo coraggio. È stato un piccolo gesto con un grande risultato. Un piccolo gesto che ha mosso una montagna, finalmente, dalla sua inamovibilità. Tanta emozione per la consegna della massima onorificenza del Quirinale, la stella di Cavaliere di Gran Croce. Ma è uno dei segnali, perché non è il primo e spero non sarà l'ultimo, di attenzione del Presidente alla condizione delle donne italiane, che è purtroppo una condizione che aspetta ancora un completamento per far sì che ci sia uguaglianza formale e sostanziale. Perché c'è sempre il rischio di passi indietro minacciosi nei confronti delle donne e la parità che tante ragazze di oggi danno per scontata è una conquista per la quale dobbiamo ancora combattere.